No, Super Mario RPG. Via, basta. Direct. Nudi, nudi e puri. No! Ma perché? Basta sostenere questa merda! Cancellatelo dalla memoria collettiva! Eliminatelo! Fate finta che non sia esistita sta roba! Ma non è PEGI 18 i Pokémon, PEGI 18 al Direct, perché ci sono tanti giochi, amici! Via, puppiamoci DLC e via, dai! Allora si sapeva, eh? Fatemi vedere qualcosa! Dei posti diversi dalla solita mappa! Non potevano inserire questo luogo già nel gioco base? No, perché sennò giustamente voi mi direte. Perché chiaramente ci devono fare soldi, giusto? Bello anche il font, sì sì, tutto bello. Migliorato anche il framerate, devo dire. C'è tanta seconda gen in questa... in questo DLC, ho visto, in questo trailer. Vabbè, però le fighe sono sempre belline, Non capisco... vabbè, capelli... Thundermouse, troppo bellina Thundermouse. Mamma mia, guardate queste robe emozionali col tramonto, lo sguardo, il vestito tradizionale, per una merda, per una merda. Non fa emozionare manco un secondo, Cristo di Dio. Credete, Credevate che mi... Io non mi sono mai scaricato con Pokémon, mai. Sono sempre rimasto invariato, nemmeno un giorno. Nemmeno di un giorno mi sono scaricato, sono sempre bello carico. Il ricordo è ancora indelebile nella mia persona. È come quando uno torna dal Vietnam, no? O da una guerra pesantissima, o da un trauma incredibile. Se lo ricorderà per sempre. Guarda la texture del banchetto. Sei sempre prevenuto come al solito. Ho già visto il trailer, abbiamo già visto un minuto circa. Il trailer è già una merda. Top. Guarda, guarda bella. Guarda! Sono i tatuaggi che lì si trovavano nelle patatine San Carlo negli anni 90, no? Quelli con l'acqua. DLC si chiama Area Leggermente Diversa 1 e Area Leggermente Diversa 2. Costo? Ecco, questi sono i Pokémon che avevamo visto. Io ripeto, la scimmietta e la gru sono bellini, l'orso un po' meno. Peccato perché c'è il gonfiabile dei clown, ve li da compleanno, intorno alla testa. Ah, è un cane, ok. Eccoci, Area Leggermente Diversa 2, Area Subnautica, vediamola. Che poi cercano sempre di dargli queste inquadrature sbollate, dinamiche, per dargli dinamicità, e poi i personaggi sono sempre... sempre così. Guarda come lagga! Lo farò in live? Ma certo! Non sei degno di fare soldi, Pumolo! E come se lo sono, vedrai! Top! Ah, è la... Madonna, questo è veramente di una bruttezza rara, Lui proprio no. Soldi citati, Resident Evil. Pumolo, ho capito, ma non è che se non ce li hai, allora de... Cioè, comunque questa è una campagna... Cioè, una compagnia multimiliardaria che vive grazie a te. Grazie a fanboy che non capiscono una sega, che hanno tre neuroni in testa. E che, insomma, colpa tua, mia loro. Avete visto il nuovo trailer del DLC a pagamento? Il tesoro dell'area zero è quello loro. Al piano terra dell'ascensore c'hanno un garage con gli scrigni pieni di soldi, che sono i soldi che rifaranno fare questo DLC. No, no, ce l'ho risposto, Pumolo. La grafica è scadente, tecnicamente è una merda, è una presa per il culo per i consumatori e hanno rovinato uno dei brand della mia vita. E la Pokémon Company dà pochissimo tempo agli sviluppatori di Game Freak per fare un minimo meglio. E quindi abbiamo dei DLC a pagamento sovrapprezzati per quello che poi andrai a comprare. Cioè un gioco rotto, buggato,
brutto da vedere, spento e tra l'altro con una fotografia tutta accesa che non ha nessun senso perché rende bruciate ogni ambientazione e dovrebbe essere la base, l'ambientazione in un gioco esplorativo di questo tipo. Oh, allora, vediamo un po' le cose serie adesso, dai. Sonic and friends are spin dashing into a brand new 2D Questo vabbè, se l'ha già visto però. Sonic Questo è Day One. Questo è Day One 88, siamo tutti pronti, eh? Speed through beautiful worlds as Sonic. Take to the skies as Tails. Scale walls and glide as Knuckles. Or swing a powerful hammer as Amy Rose. Troppo bello, non vedo l'ora. Però è esteso rispetto al vecchio trailer. Incredible power of the Chaos Emeralds. You can summon a storm of clones. Questa cosa è ganzissima. Uncover hidden secrets. And so much more. And for the first time in the series, local co-op is available for up to 4 players. Sembra un po' incerto con 4 giocatori però, eh. Comunque è molto bellino. Combine your powers and take on the evil Dr. Eggman. Vabbè, solito. When Sonic Superstars launches on Nintendo Switch this autumn. Godo, mamma mia, se godo, maremma puttana troia. Ok. Welcome to Palia. In this free-to-play adventure sim, create the idyllic life of your dreams alongside in-game characters, your home plot, grow crops in your garden. You live. La cosa assurda è che questo è tecnicamente migliore rispetto agli DLC di Pokémon. Assurdo, cazzo. Palia. Palia è tecnicamente migliore di Pokémon. Palia, Dio mio, Palia. Eccoci qua. Persona 5-3. The Phantom Thieves return in this tactical spin-off of Persona 5. Beh, questo per i fan di Persona può essere anche interessante. Io questi giochi strategici purtroppo non li gioco, quindi tecnicamente Persona 5-5. Vabbè. Non ho visto nulla di questo Direct, ragazzi. Niente, non so niente. Ma lo stanno spremendo veramente, veramente tanto. Io non vedo l'ora di giocare il remake del 3, tra l'altro. Chi sono questi? Calling all heroes for the first person roguelike adventure. No, minchia, laggano come i cartoni animati della domenica americani. Appunto, Guns. Minchia, mi ricorda Kingsfield. Ma gioca il 4 prima, ma Italo, ma se fanno il remake del 3 giocherò il remake del 3. Ma Guns ha l'idea, Guns il logo tra l'altro. Quel gufo è Guns. Ah, un'altra roba di Splatoon. Questo prima o poi con la Tomodachi bisogna affrontarlo, secondo me. Beh, si dorme, è divertente, dai. Oddio, un'altra cosa di Pokémon. Cos'è? Oddio, Ghedini. Perché c'è il Ghedini? To promote an even stronger bond between the people and Pokémon of Rhyme City. È fatto meglio però di... Ma cos'è, Detective Pikachu? Day, the start of Pokémon Friendship Week. Tim Goodman. Pikachu. Ah sì. Detective Pikachu 2. Madonna, ma sono di plastica. Disguises are a key part of detective work. Quit goofing off and investigate. Ma sono di cera. Madame Tussauds, Dio mio. So much for my coffee. Something tells me. This is ma poi l'avevano leakato 1000 anni fa, Detective Pikachu 2. L'avevano annunciato. Today, huh? Ma poi il doppiaggio? Ma poi lagga tutto, Maremma troia, veramente. Comunque male. Almeno c'hanno i versi doppiati, quello è ganzo. È tutto spoilerate. Il ritorno. Ma fanno finta di nulla anche loro. Potrebbero esplodere come Majin Vegeta, Cristo Dio. Borda. No, Super Mario RPG! Guarda, hanno lasciato il feeling dei tronchi delle montagne come il Nintendo 64, cazzo. Bellissimo, bellissimo.
E non vedo l'ora, porca troia, puttana Eva. Fatemi vedere lui. Fatemi vedere lui, fatemelo vedere. Fatemelo vedere. Fatemelo vedere. Dai, dai, dai. Dai. Stupendo, veramente stupendo. Non vedo l'ora, cazzo. Meno male, almeno sti bimbetti scoprono qualche gioco serio, cazzo. Eccolo! Madonna santa. Guarda, bellissimo il design del remake. Bellissima anche la texture del legno. Veramente bello. Non vedo l'ora, cazzo. Non vedo l'ora. Ora, qua da noi questo gioco è stato sfortunatissimo, ragazzi, però fidatevi che è veramente, veramente figo. Veramente figo. Non vedo l'ora di rigiocarlo. Poi con questa veste top. Quest'anno, cazzo. Non vedo l'ora. Novembre, topperia, veramente. Hanno mantenuto il feeling vintage, però gli hanno dato questa veste nuova. Vabbè, mi piace tantissimo. Questo Day One, certo, sul mio canale 100%. 100%. Beh, bellissimo annuncio, top. Ah, che bello! Che bello che hanno rilanciato Peach come personaggio principale. Come sul DS, se non erro. No, su Game Boy Advance, forse era. O sul DS, non mi ricordo più. Sul DS, l'ho giocato... Sono contento. Spero sia un platform con elementi puzzle. Lo giocherò volentierissimo. Luigi's Mansion. Ma quale? Il 3? Ah, il 2. Ok, giustamente. Vabbè, giustamente. Un porting però questo, eh. C'è scritto remake, ma... Boh, sì, l'hanno rifatto un po', però è un porting, dai. Questo è un porting. Il 2 è molto figo, eh. Ah, giustamente hanno voluto fare il tridente d'acciaio, davvero. Eh sì, però dateci anche un gioco di Mario nuovo. Scusa, Gianluigi, Peach e Super Mario RPG, un platformone, datemelo, no? Buonasera. Diventa... cos'è? Un porting? Arkham Asylum, il primo. Ma su Switch esce... Sì, vabbè, dai, forse ce la fa. Boh, non lo so. Sì, ok, forse... ma non, sia, non con Knight, anche c'era Arkham Knight. Ah, sì? Ah, con tutti i DLC. Ok. Sto. Hanno skippato veramente l'unico non Rocksteady. Top, top. Cioè, top, top per chi non l'ha giocato. Sono giochi devastanti. Io continuo a essere fedele all'Asylum, però sono tutti e tre giochi molto fighi. Va bene, dai, su, su, vabbè, sti cazzi. ADV Game? Non credo, che ci abbiano vaini per fare... Ma non è un Ciluzzo Game, non gliene frega un cazzo di questa roba. No, non voglio andare avanti, Vinzo. Anche se qua la tentazione è molto forte, eh. Ma morirà mai sto brand? Io veramente non ho parole. Ecco qua. Japanese Games. One day, a once peaceful realm. Però questa roba è carina. Explore the abyss and find the secluded cave. Tutti nell'abisso si buttano, questi giapponesi ormai. È Made in Abyss praticamente. Carino, boh. Ma è un cristallo. Qualcosa. Dai, leva. Le animazioni sono carine, però, di questa roba. Dai, dai. Ma hanno sputato tutte le cartucce all'inizio. Ah, questa l'avevano spammata anche dall'altra parte. Io vorrei capire i dati di vendita di questa roba. Sono proprio curioso. Grazie, Aurelia. Borda, ecco Proc Soul Game. Come il 2? Il 2? The National Art. Ah, puoi fare anche la pista. Ma quasi quasi. Per prova, il 2 si potrebbe starci. Questo è tipo... Come si chiama? Chiama il giurino della cucina. Overcooked con le macchine. Introducing the second paid DLC for Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Eccolo. Ma dov'è il Rayman però? A demo of the main game is available now on Nintendo eShop. Che mi ha anche divertito un sacco, però.
Dragon Quest? Sì. Ma che è? Non penso sia il 12, amici. Sì, boh, è il nuovo Joker. Li poi fonde! Ah, vabbè, questo me lo sparo, chiaramente. Sembra bello legnoso, eh? Però... Dragon Quest Monsters, il principe oscuro. No, perché c'è l'eroe del 4? Così, per farci un po' di fanservice. Non lo so, a volte mi sembra incerto, a volte carino, dipende da dove lo guardi. Ah, Pikmin, questo è Day One, assolutamente. Non lo so, vedrò poi, mi convincerò più avanti perché mi sembrava tutto un po' spoglietto. Però, boh, peccato. Questo veramente ci sarà da sfondarsi male. Quelli, guarda che bei mostri, guarda. Bello! Non solo i props umani, ma anche le ambientazioni umane. Goto! Lui è bellissimo. Sì, questo lo faccio tutto in live, ragazzi. Io lo amo, Pikmin. Troppo bello, Pikmin. Chi non l'ha mai giocato, ragazzi, non può capire. È troppo figo. Once plucked, Pikmin are ready for action. Blow your whistle to gather them and have them follow you. Throw your little buds at things and they'll start working for you. Troppo bello. Ochi will also prove to be a great canine companion. He can carry items. Ecco l'orologione. Or smash off. Ben chill, insomma, a volte ti fa rosicare. If you need a flotation device, well, poi non so se l'hanno semplificato questo 4, ma vi assicuro che quelli vecchi rompevano i coglioni spesso, eh. Vabbè. Game Boy Advance, SP. And open up new areas to explore. Exploration isn't oh, Ganzo, c'è appartamenti, robe. Borda, sottosuolo anche qui c'è. Unusual contraptions. Native creatures. Questo qua, tra questo mostro è stronzissimo. Ah, e qui ci hanno messo la frutta anche. I naufraghi. Bah, sembra veramente completo, eh. C'è anche un cattivo antropomorfo, non animale. Embrace the art of Dandori by strategically issuing commands. Ah, ci sono delle battaglie. Ci sarà sicuro il tempo, amici. Within the time limit to win and save the castaway. Ok. Quanta roba! By rescuing castaways, you'll be able to do more activities back at base camp, which is right next to your spaceship. Train Ochi and teach him new skills. Or build new equipment and items to help make exploration. Ah, minchia, c'è anche power up così. Ok, top. For the first time in the Pikmin series, you can eventually set. Oh, me... ah, hanno tolto anche il fattore tempo. There's a catch. Figurati. Nightfall sends creatures into a frenzy, so stay alert. Ok. You'll come across the new glow Pikmin. Belli questi Pikmin nuovi. Vabbè, Miyazaki puro. Find luminols that produce valuable glow sap. These mounds also attract various wildlife. So use glow Pikmin to drive them away and protect the luminols. Molto figo. Molto, molto più bello di quello che credevo. Ho visto anche delle schegge. Pikmin 4. A me sembra proprio una bomba. Fra un mese si gode, mi sa. Pikmin 1, Pikmin 2 について oshirase ga arimasu. Cioè? GameCube de hatsubai shita ryou taitoru no HD version wo kono direct shuryou go ni. Ok.
Non so come sono invecchiati, da tanto che non li gioco. Top la demo, così almeno chi non sa niente di Pikmin se lo scoppia e poi vediamo. Quanto manca, oh? The renowned series of stealth action games is infiltrating Nintendo Switch. Così. Metal Gear Solid Master Collection. Ah, l'annunciano anche per Switch, ok. You can also enjoy the ci sta. Ci sta. Erano usciti anche per NES, per Famicom, anche per NES. NES versions of both Metal Gear and Snake's Revenge. Contains the first Metal Gear Solid digital graphic novel. Ok. Additional content includes screenplay books and master books with story and character info. Va bene? Vabbè, ci sta, oh. Vampire Survivors. Oh, finalmente! Cioè, il gioco droga per eccellenza, lo dovete mettere sulla console droga per eccellenza. Non lo scaricare, Vinzo, t'assicuro. Io ho fatto qualche run, ho fatto una roba da Red Bull e poi per conto mio. Veramente... È pericolosissimo. And take home this incredible trophy. Please stay tuned to our social channels for non è un amiibo però, no. Tournaments in your country. Ah no, mi sono cato addosso. Music and pigeons? Sounds pretty cool. Ma che vuol dire? Io non ho parole. With over 20 minigames, you're in for an impeccably good time. Bah, non lo so. Ci si proverà anche con la Tomodachi. Cos'è? Yo! Marco Cartagena. Penny is on the run, entangled in a chaotic audition that veered way off script. She's managed to make some powerful enemies and a newly animated friend in this 3D platforming adventure. Bellino! You'll explore the bright and colorful world. Bello questo qua. Penny and Yo-Yo escape the clutches of the grouchy. Sì, lo Yo-Yo questo. Stylish, oh, guarda che carino. Poi i team di Sonic Mania sono bravissimi. Yo-Yo to protect Penny from foul play. You can also put your speedrunning skills to the test in time. Ma è multipiatta o è esclusiva Switch? Che così lo prendo su una console che li fa girare bene i giochi. È multi? Perfetto. Corsa in bagno. Ah, bellino. Vabbè, lo Switch viene utilizzato spesso sul CES, quindi è giusto fare una pista sul CES. Va bene. Tutti nemici. Carina come cosa. Bello, si incazza. No, il Kamek no. Che odioso merdos. Minchia, lo aggiornano e lo sostengono continuamente. Questo mi sa che è bomba, eh. Prepariamoci, teniamoci alla sedia. Ah, però Star Ocean rispetto, attenzione. No, ho detto una cazzata, sembra interessante. Ma questo sembra interessante. È un po' strano vedere personaggi 2D che viaggiano in un mondo iperrealistico, però. Però non sembra male. Buon, tranqui. Tiepido. Per ora le cose che mi interessano di più sono Mario RPG. Beh, Sonic, ma l'avevo già visto. Dragon Quest sembra veramente bruttino. Pikmin, assolutamente. E lo Yo-Yo. Peach anche. Cazzo, tutti, oh! Ma Wario, Peach, Luigi. Poi Mario Superstars. Sì, Mario RPG. Mamma mia. Sì, boh, è simpatico, ma... Manca Yoshi. Ah, hanno messo anche questo? Donkey Kong, quella sarebbe una bella bomba, porca troia. Per Donkey Kong fresco, Dio mio. Tutto ce l'hanno messo. 200. Bella parodia di... Va bene, sì. Vabbè, boh. È simpatico WarioWare, ma sì, si dovrebbe, cioè, dovrebbe, mamma mia. Dovrebbero fare un gioco solo su di lui. Vero, però. Ma già? Bellissimo. Tra l'altro la scena, la Madonna. Ok, però boh, vabbè, vedremo, è ancora troppo presto secondo me per vedere qualcosa degli aggiornamenti dei DLC. Però gli amiibo top. Oddio, un nuovo Mario 2D? Si gode.
Oh, si gode, via. Oh, sembra un delirio. Ma puoi andare anche dietro? Puoi sfondare la parete? Che bello, mamma mia. Guarda, bello. Cos'è quel coso? Prendilo un po'. Fammi vedere cosa diventi, merda. Bellissimo. Prendilo. Gli hanno fatto proprio uno stile nuovo a Marione. È diverso. Cos'è quello? Ok. Ma anche questa è una specie di sottosuolo, cioè... Oddio, i tubi animati! Cioè, praticamente... Oddio, bello! Ma è un trip! È Super Mario Trip, cioè... Oh! Guarda, sono tornati i dinosauri, finalmente! Wonder Seed! È veramente un... Lo sapete? Oddio, ma questo mi sembra quasi un tributo ai Mario Land di Gunpei Yokoi, cazzo! Che erano tutti strani, folli... Guarda che questi pezzi di merda hanno fatto esattamente questo, eh! Daisy poi c'è... Yoshi ci hanno messo... Tutto! E le trasformazioni... Ci sono nuove trasformazioni? Bello quel coso! Ma che bello! Vabbè... Io dicevo che era impossibile... Ma cos'è sto cappellone? Io dicevo che era impossibile... Ma chi sono questi? Sembrano dei Toad strani! Saranno dei Toad in questa dimensione strana! Dio buono, ma esce fra pochissimo! Cos'è? Una mela gigante. Wow, bello! Sfonda tutto! Mario Elefante! Sì, sì! Boh! Questa è una... vabbè, questo è a posto, dai! Super Mario Brothers. E cosa gioco che esce anche Spider-Man? Mario! Beh, è ovvio! La cosa divertente è che io ho detto è impossibile con Mario Maker 2, no? È impossibile fare qualcosa di nuovo con Mario, ormai è stato trattato in tutte le maniere in 2D, ehi! Porta una sega a loro proprio disinteresse puro, porta una sega dell'uomo ragno, lo tieni Mario zitti! Bellissimo! Bella bomba! Vai, 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 questa è veramente una bomba! Con un gioco in 3D... Proprio nessuno avrebbe parlato di altro. Però secondo me il gioco 3D se lo tengono per un'eventuale nuova console. Comunque secondo me la cosa a cui si sono ispirati di più è proprio Super Mario Land per il Game Boy. Perché era tutto molto più strano, tutto molto più... Era... Si allontanava molto. Ora ragazzi, ovviamente la grafica è quella di un Game Boy, no? Però si allontanava molto dai Mario classici su console fissa, perché era strano, l'aveva fatto con Pei Yokoi, aveva fatto questo mondo molto diverso dal Regno dei Funghi, c'erano tipo testoni dell'Isola di Pasqua, le piramidi, luoghi proprio geroglifici, roba proprio del mondo umano. E secondo me hanno voluto inseguire un po' quella dimensione trip, così, facendo questo Wonders. E hanno fatto molto bene, secondo me. Poi magari... Sto svisionando io, Però mi piace pensarla così, anche perché io ho una stima profonda per Gunpei Yokoi. Ho scritto anche un articolo su Final Round dedicato a lui e ho veramente... Purtroppo ora non c'è più, però è veramente... È stato un genio, ecco. È stato un genio ed è stato anche lui uno dei motivi del successo non solo del Game Boy ma della Nintendo stessa. Però bellissimo, sono contento più che altro per Pikmin che esce ora, anche se sapevo già tutto. Sono contento per questo Marione in 2D che giocherò volentierissimo prima di Spider-Man sicuramente. Poi sono contento per lo Yo-Yo anche se lo giocherò da altre parti. E l'RPG Remake perché sono molto contento, è tutto Mario. Però Mario è ancora la puttana di Nintendo ma insomma. Stiamo parlando di un escort di Alto Borgo e quindi siamo tutti felici. Non c'era solo in Donkey Kong, dice da molto prima, quella roba lì. Però sì, sono contento di aver visto la silhouette, anche perché è una roba che una scelta che nei platform premio tanto. E adesso aspetto solo un Donkey Kong nuovo, un Mario 3D nuovo. Questo è. E anche perché questo Mario, nonostante sia un Mario 2D ancora, sembra ancora diverso. Cioè sembra tutta un'altra cosa ancora. Io non so come ci riescono sempre, ragazzi. Ma per citare una buona anima, lo fanno sempre.
Sempre. Sempre.